sveglia, lo invitò nella sede di Napoli, e lì disse: mi va bene che tu, Auguste de la Fontaine, allevi le sofferenze dell'umanità, però mi raccomando, non scimmiottare i miracoli di Cristo. E lui rispose: queste storie, ragazzi, disse, no, mi guardo bene, oltretutto sono cattolico, io uso solo il potere della mente delle persone per ottenere veramente dei miracoli della mente, con l'uso solo di parole, ragazzi, di suggestioni, autosuggestioni, perché l'ipnosi è un rilassamento della mente e del corpo, dove tramite suggestioni positive si cambiano le immagini da negative a positive. Benissimo, e l'ipnosi agisce sulla mente, sul corpo e sulla tua vita, sui tuoi comportamenti, le tue azioni, sul visibile e invisibile, anche su ciò che razionalmente, con la logica, con la tua ragione, non riesci a spiegarti. Per cui fu la prima volta, e in questo libro, scritto in francese, Magnetismo animale di Auguste de la Fontaine, c'è un tratto che mi ha colpito anni fa quando lo lessi, e mi ha fatto ridere moltissimo. Quando i napoletani videro entrare nel feudo di Napoli, del regno delle due Sicilie, questo signore la cui fama lo precedeva, questo signore Auguste de la Fontaine, facevano le corna a mo' di scaramanzia, perché pensavano fosse arrivato il diavolo a Napoli, ok? Perché si sentiva che faceva un po' qualcosa che il comune sentire, i medici dell'epoca non accettavano l'ipnosi e non la consideravano, e quindi era tutto esoterismo, magia, diavoleria, fattucchieria, chiamala come vuoi, ok? Oggi, nel 2019-2020, l'ipnosi, già dal 1958, è invece riconosciuta dalla medicina come medicina alternativa dell'Associazione Medica Mondiale, come ti ho detto sopra, anche da Papa Pio IX, dalla Chiesa, nel 1847. Per cui, questo è un piccolo scorcio di storia. Non credere al sottoscritto, documentati, però se tu hai un problema, un'esigenza, un interesse che è rimasto ancora lì nel cassetto, non credere ai guru, a chi crede nel destino, al fato, ma fai tutto ciò che puoi per cambiare la tua vita con l'ipnosi vera e professionale, magari con il mio metodo, DCS del dottor Claudio Saracino, di ipnosi, o di ipnosi vera e professionale con la V maiuscola. La tua vita cambierà da così a così, che tu sia un bambino, un adulto, un anziano, che tu voglia oppure no, perché funziona anche per quelle persone che stanno buttate nel letto, volenti o nolenti, e non ne vogliono sapere, ok? Scrivimi a ipnologiassociati@libro.it e ti risponderò gratis, oppure vai presso un professionista dell'ipnosi vera e professionale della tua zona, ti puoi sedere e parlare, che può essere un medico, uno psicologo, uno psicoterapeuta, oppure un mental coach, un life coach, un counselor, in base a quello che hai. Se hai una patologia, naturalmente vai da un professionista della salute, chiedi al tuo medico curante, ma attento, perché su 100 medici soltanto uno conosce l'ipnosi, e inoltre non è tanto ben accetta, perché se tu sei abituato a ragionare da meccanico, non puoi ragionare da Fonzi, da Happy Days. Ti tocco, il jukebox suona senza che io tocchi una vite, tocco e la macchina cammina se io non cambio la pompa del filtro, ok? Quindi visita la mia fanpage su Facebook, ipnosi autoipnosi del dottor Claudio Saracino, visita il mio sito internet www.ipnologiassociati.com, iscriviti a questo canale YouTube Benessere Ipnosi Soluzione DCS del dottor Claudio Saracino, e se ti piace ciò che dico, ciò che predico, ciò che semino, a prescindere dal mio tornaconto personale, perché la mia missione è sdoganare l'ipnosi per te, la gente di buona volontà, e dargli una chance in più per uscirsene dal suo problema, fai, condividi, share con amici e parenti, perché può essere quel quid che gli cambia la vita una volta per tutte, come è successo a me personalmente tantissimi anni fa, grazie all'ipnosi vera e professionale. Visita anche i miei profili Instagram e Twitter, e alla prossima. Un bacio e un abbraccio dal dottor Claudio Saracino.